Professoressa Maria Rosa Ronzoni è già professore di tecniche di pianificazione urbanistica presso l'Università di Bergamo, è stata anche mobility manager di Ateneo e delegata del rettore per la sostenibilità alla rete delle università sostenibili della RUSS. Si occupa dei temi della città, in trasformazione e dello sviluppo urbano sostenibile, e dello spazio che va dalla dimensione locale a quella urbana e territoriale, cercando sempre di intervenire e di cercare appunto un equilibrio con il luogo, nell'obiettivo di migliorare la qualità della vita. Fa parte del nostro comitato scientifico di Equistituto Regge e ha curato tantissime pubblicazioni, comunque il suo curriculum lo trovate sul sito di Equistituto, ha curato, e qui ci tengo molto a sottolinearlo, una banca dati sul danno ambientale, sui disastri ambientali che è appunto consultabile in rete. La parola alla professoressa Ronzoni. Grazie, buonasera a tutti. Il titolo dell'intervento di oggi è Un contributo alla costruzione di una memoria verde. E quello che andrò a presentare in realtà è l'esperienza dell'IBA Hampshire Park. E il titolo che ho voluto mettere, Un contributo alla costruzione di una memoria, è perché ritengo che l'intervento dell'IBA Hampshire Park abbia in sé anche l'apporto, il valore aggiunto che la memoria delle cose ci porta a possedere. Perché memoria? Perché questo intervento sul paesaggio di un territorio in trasformazione ha le sue radici negli anni 20. E adesso vedremo perché. Il territorio della Ruhr, immagino lo conosciate tutti, si colloca al centro dell'Europa, nel Land Nordrhein-Westfalia. La Ruhr, in particolare, questo territorio è compreso tra il corso del fiume Ruhr nella parte meridionale e il fiume Lippe nella parte settentrionale. Al centro di questo territorio scorre l'Emscher. Ai tempi dell'Esposizione internazionale di architettura, di cui desidero parlarvi, che ha contribuito a guidare la trasformazione di questo territorio, l'Emscher era praticamente una fognatura a cielo aperto e quindi necessitava di un intervento importante. La regione della Ruhr, dando qualche dato, è una regione di 4.400 chilometri quadrati. Nel 2023 gli abitanti erano 4.460.000. Pensate che nel 1848 ci vivevano circa 230.000 persone. E per darvi qualche elemento di paragone, l'Emilia-Romagna ha circa gli stessi abitanti, nel 2023 ne era 4.460.000, che sono praticamente circa gli abitanti della Ruhr, però ha un'estensione di 22.500 km quadrati. Le dimensioni confrontabili li possiamo avere guardando al Molise, che è 4.460 km quadrati, che però ha 289.000 361 abitanti, o la Val d'Aosta che è 3.262 km quadrati e ha 122.800 abitanti. Questo per dire come questo territorio sia densamente popolato. È l'area metropolitana più densamente abitata d'Europa. Questo territorio, ho detto che era chiaramente a vocazione industriale, con una forte presenza di miniere e acciaierie. Le miniere sono presenti qui fin dal 1300, ma prendono proprio importanza, assumono importanza verso la metà del 1800. Inizialmente si presentavano a cielo aperto, poi si è andati sottoterra. Negli ultimi anni in cui sono state in funzione, intorno al 1970, in realtà l'estrazione avveniva circa anche 60 km a nord, verso la Lippe, e
Però la sede delle miniere, il castelletto di discesa e risalita, era ancora intorno all'Hampshire, quindi c'erano, ci sono tuttora delle connessioni su ferro sotterranee che penetrano nel territorio anche per una sessantina di chilometri. Queste strutture in parte sono visitabili nei musei delle miniere che sono presenti nella Ruhr. Come detto, quindi negli anni 70 del secolo scorso il settore delle acciaierie e delle miniere è stato investito da una profonda crisi economica. Molte acciaierie hanno chiuso e per quanto riguarda le miniere, anche loro sono state in massima parte chiuse progressivamente, ne erano rimaste pochissime tenute in vita. Solo perché una miniera, se viene dismessa, poi non può essere riattivata subito, come immagino poi voi sappiate, e si volevano garantire comunque un'autonomia energetica in caso di conflitto. Ma nell'ultimo periodo già era diseconomico estrarre il minerale, conveniva importarlo dal Sud America. Questa dismissione di cui vi sto raccontando aveva prodotto molta disoccupazione, aveva lasciato un'alta percentuale di aree dismesse, in alcuni casi anche più del 70%, e soprattutto una fuga dei residenti. Quindi gli amministratori hanno avvertito la necessità di porre un freno a tutto questo, guidando la trasformazione in atto individuando anche degli strumenti con i quali intervenire. Per questo, nel 1988, il governo del Land ha pensato di elaborare e proporre un'esposizione internazionale che tenesse conto delle problematiche economiche ed ecologiche che si presentavano in quest'area. La Germania utilizza molto lo strumento delle esposizioni internazionali ne ha di diverso tipo e ne posso ricordare, forse le conoscete, le avete a mente anche voi, quella del 27 di Stoccarda, l'esposizione di architettura di cui il masterplan fu elaborato da Mies van der Rohe, oppure l'esposizione internazionale del 57 all'Hansa Viertel a Berlino, che è andata un po' a raccontare gli sviluppi della città. Sento delle voci, c'è una domanda oppure si è aperto un microfono? No, si è aperto il microfono, vai È andata a tranquillo. raccontare, grazie, è andata a raccontare gli sviluppi della città per una parte di confine vicino alla porta di Brandeburgo. E queste esposizioni internazionali di architettura individuano un tema e su quel tema si individuano le aree su cui intervenire e su quel tema vengono banditi dei concorsi. Certamente l'esposizione IBA Hampshire Park di cui andiamo a parlare ha una particolarità, è la prima che è proposta per un territorio così vasto, perché praticamente sono circa 400 km quadrati quelli interessati dall'esposizione. Non riguarda quindi tutto il territorio della Ruhr, ma riguarda solo la parte centrale in prossimità dell'Hampshire, che come vi ho detto prima era la parte più inquinata, più penalizzata dalla presenza di queste attività produttive. Già così è stato un impegno anche economico notevole. Va detto comunque che c'è stata sempre molta attenzione nell'individuare e nel disporre dei finanziamenti. E di solito quando si opera si fa in modo che l'investimento pubblico porti a casa investimenti privati sicuramente con un valore aggiunto, per dei valori superiori a quelli investiti. E questo è stato anche un po' quello che è successo qui o che è successo nell'esposizione di Amburgo, nelle varie esposizioni che sono state portate avanti.
Le città coinvolte quindi non erano tutte quelle della Ruhr, che sono all'incirca 53 comuni della Ruhr, ma sono 17 città che coinvolte. Le risorse e i finanziamenti sono stati in massima parte appunto regionali del Land in sostanza e della Nordrhein-Westfalia in cui ricade questo territorio e dei comuni. Quali strategie ha posto in essere il Land? La ridefinizione degli spazi verdi, l'individuazione di una funzione di riqualificazione ambientale, ecologica e sociale. Questo territorio, se andiamo a guardarlo con più attenzione, vediamo che ha una formidabile rete dei trasporti, è attraversato in senso trasversale da diverse autostrade, da una rete ferroviaria che serve tutte le varie città che si distribuiscono in prossimità dell'Hampshire. E ha un efficace sistema universitario. Pensate, sono presenti 5 università e 17 hochschule. Le hochschule sono in pratica delle università che non possono però assegnare dottorati, quindi sono più professionalizzanti, però comunque sono comunque delle università. E tutto questo insediamento di centri di formazione universitario è stato posto in essere proprio nella seconda metà del secolo scorso nella convinzione corretta che la cultura potesse aiutare a crescere e a migliorarsi. La cosa che rischiava di venire a mancare era il sistema del verde, che però era stato pensato fin dagli anni 20. Infatti, vedete qui in questa immagine, che vi sto proponendo adesso, va proprio a perimetrare il territorio oggetto dell'Esposizione Internazionale dell'Architettura, è tratta anzi dal catalogo dell'Esposizione Internazionale dell'Architettura. Quelli sotto vedete indicati sono tutti i vari progetti che l'Esposizione Internazionale di Architettura ha posto in essere. Vede nel progetto del piano paesaggistico del Liba Hampshire Landschaft Park, vede l'elemento di raccordo di tutti questi progetti puntuali, che poi così puntuali non sono progetti alla scala architettonica. Massimamente questi progetti che Liba è andata a definire sono alla scala insediativa, alla scala urbana, quindi sono progetti importanti, di grossa entità, che vanno proprio a strutturare, a caratterizzare un territorio e sono frutto di un'esposizione internazionale. Ma per metterli a sistema, per connetterli tra loro, per legarli insieme, si è pensato di aggiungere un ulteriore progetto che è appunto il progetto dell'Hampshire Landschaftspark, che interessa praticamente le parti che qui vedete in grigio, vedete rappresentate in grigio. In realtà, se guardate a questo territorio, la linea sottile nera è quella che identifica il perimetro dell'Esposizione Internazionale d'Architettura, le parti un po' grigie che debordano fanno riferimento invece al progetto dell'Hampshire Landschaftspark, che in alcuni punti va fuori dal perimetro dell'Esposizione d'Architettura. Bene. Le strisce grigie, che in realtà sono verdi e sono i corridoi ecologici di cui si è parlato anche nella scorsa lezione, in tedesco si chiamano Grünzüge, ma sono comunque i corridoi ecologici, quelli verticali con direzione nord-sud sono quelli che furono individuati già negli anni 20 da Robert Schmidt, che era il direttore del consorzio comunale del distretto carbonifero della Ruhr. Questo ente pubblico che raccoglieva i comuni della Ruhr ha avuto questo direttore illuminato negli anni 20, quando poi il consorzio si è costituito, si chiamava Siedlungsverband Ruhr-Kohlen-Bezirk.
Questo signore aveva capito come fosse necessario porre un freno alla crescita incontrollata del territorio della Ruhr e si era adoperato affinché il consorzio pensasse, già negli anni 20, acquistasse terreni da piantumare rendendoli così inedificabili e salvaguardando, diciamo, gli elementi di cerniera tra una città e l'altra, un insediamento e l'altro. Altrimenti questo proliferare dell'industria rischiava proprio di costruire ovunque facendo sparire ogni elemento verde. Quindi questi terreni con funzione di cuscinetto tra il costruito sono stati fondamentali e avevano la forma proprio di corridoi ecologici in direzione nord-sud. Permettetemi, prima di continuare con la discussione, con il racconto di quello che è stato fatto su questo sistema, in questo piano, due parole sull'evoluzione del Siedlungsverband Ruhr-Kulenbezirk, perché questo ente ha esercitato le sue funzioni con momenti alterni, perché durante il periodo nazionalsocialista fu chiuso, ne ha esercitato le sue funzioni fino al 1979, quando è stato ristrutturato sotto la denominazione di Kommunalverband Ruhrgebiet. Questo Kommunalverband Ruhrgebiet ha operato fino al 2004, ma quando venne costituito nel 70, per legge gli vennero sottratti i poteri pianificatori, quindi si trovò indebolito, nel senso che nasce nel 20 come ente a cui per legge veniva attribuita la capacità, il diritto di pianificare questo territorio. Quindi hanno guadagnato un'esperienza, un know-how fondamentale per poter intervenire sul territorio. È un ente veramente formidabile nella pianificazione. Negli anni 70, forse per togliergli anche potere, questa competenza gli è stata sottratta, anche se hanno continuato a svolgere questa funzione, ma su incarico dei comuni consorziati, non come diritto acquisito. Nel 2004, poi, è stato trasformato nuovamente, ha assunto la denominazione di Regionalverband Ruhrgebiet, quindi consorzio regionale del territorio della Ruhr. Pensate che attualmente gestisce 14.500 ettari di boschi e 2.500 ettari di superfici destinate a specchi d'acqua, aree naturali protette e aree minerarie. Io ho fatto uno stage di 6 mesi presso il Kommunalverband Ruhrgebiet ai tempi dell'IVA Emscher-Landschaftspark. Bene, nel periodo dell'IBA, al Kommunalverband Ruhrgebiet fu assegnato il compito di redigere l'Emscher-Landschaftspark, cioè questo progetto paesistico che andava a mettere insieme tutti i vari progetti dell'Esposizione Internazionale di Architettura. Quindi, quali erano i compiti che il Kommunalverband principalmente si era dato? Acquisire terreni per favorire la riforestazione e proteggere la natura. All'epoca, nel 90, ne possedeva già 10.000 ettari, poi ha continuato queste politiche di acquisto. Proporre dei progetti modello di riqualificazione di aree dismesse per definire spazi verdi di qualità, oltre che organizzare incontri pubblici, dibattiti sulle politiche ambientali. Quindi, come detto, il suo più importante progetto degli anni 90 ha riguardato proprio l'IBA Emscher-Landschaftspark, che qui vedete il cofanetto che racchiude tutti i progetti. Questo parco è costituito poi anche, si appoggia su una serie di altri parchi urbani e complessivamente interessa 300 chilometri quadrati tra Duisburg e Dortmund e si sviluppa lungo le rive dell'Emscher e del Rhein-Herne-Canal. Il territorio dell'Emscher è interessato da circa 2 milioni di abitanti e
È un territorio, era all'epoca un territorio pesantemente inquinato, con le aree verdi caratterizzate dall'essere molto frammentate, separate da strade, ferrovie, tralicci, con un alto potenziale però di aree libere. Quindi abbiamo detto che è stata promossa questa esposizione internazionale di architettura per 17 comuni. Ecco, per poter arrivare a fare questo progetto di piano paesaggistico di cui era stato incaricato, il Comunal Serband è partito da uno studio di fattibilità che gli ha preso un anno di lavori ed è stato illustrato nel 1989. In sostanza, e qui andiamo a vedere la prima tavola dell'IBA dell'Emschland-Schaffspark. In sostanza, vedete, qui sono in verde le aree come giusto che siano, ci sono i corridoi ecologici nord-sud molto ridotti, molto rosicati nella parte verso il Reno, questo è il corso del fiume Reno, dall'edificato che negli anni è andato a erodere la parte di verde dei corridoi ecologici degli anni 20. Più consistenti nella parte orientale. Ecco, questa è la prima immagine di questo piano e forse nella seconda tavola è ancora più chiaro, si vede come ai corridoi verdi ecologici di direzione nord-sud presenti fino dagli anni 20 si vada a sommare un elemento di connessione, un elemento verde di connessione trasversale con direzione est-ovest. Questa è l'idea, diciamo, portante dell'Emscher Landschaftspark, cioè dare di nuovo un senso, caratterizzare, vincolare per quello che è rimasto i corridoi ecologici di direzione nord-sud, mettendoli in connessione con una fascia di verde di direzione est-ovest, dando continuità a questi spazi, andando però a caratterizzarli ognuno per i suoi aspetti prevalenti. Questa fascia di verde non pensate che sia una cosa importante. Pensate che questa fascia orizzontale ha un'ampiezza che in alcuni punti è solo di 200 metri, nella parte più estesa di 13 km e mezzo. Però è comunque un messaggio importante, da quella non si deroga, quella rimarrà nel tempo ed è l'elemento che dà forza a questo progetto. Per elaborare i piani del progetto Emscher Landschaftspark sono stati impiegati 4 anni. Questo perché l'altra volta parlavamo dei tempi: un anno per lo studio di fattibilità, 4 anni per elaborare questo progetto. E c'erano tante persone che ci lavoravano, poi ne vedremo alcune perché ho le fotografie. Bene, l'elaborazione dei piani è avvenuta parallelamente su 3 livelli. Cioè è stato sviluppato un piano generale, che è quello che stiamo vedendo, con il compito di impostare e coordinare un concetto di sviluppo complesso e rielaborare alcune tematiche trasversali, quali il potenziale economico, ecologico, l'aumento delle zone naturali protette, promuovere una campagna attenta dell'ambiente, sviluppo e tutela del paesaggio. E sistema dei percorsi, sistema infrastrutturale. Poi sono stati elaborati dei piani quadro a livello sovracomunale in cui i singoli corridoi ecologici sono stati per i singoli corridoi ecologici sono stati sviluppati dei progetti dai comuni interessati, fino ad arrivare, terzo livello, a decidere e progettare i singoli interventi che permettono la concretizzazione del disegno complessivo. Allora, adesso proviamo un attimo a guardare, a scorrere brevemente queste tavole del piano Emscher Landschaftspark, perché vorrei condividere con voi l'importanza di questo strumento. Che pur essendo complesso, pur governando un territorio di 400 km quadrati,
è estremamente snello, semplice, è un piano strategico che non si dilunga, lascia ai piani sottordinati il racconto di quello che poi avverrà. Ad esempio, la tavola terza va a identificare i punti focali, cioè è andata a individuare sul territorio punti di particolare interesse. Complessivamente ne sono stati individuati 57, che sono altra cosa dagli oggetti che vengono messi sul territorio come risultato dell'Esposizione Internazionale di Architettura. Questi sono gli elementi che vanno a caratterizzare il sistema del verde e sono stati ripartiti sui 7 corridoi ecologici verticali identificati fin dagli anni 20 con le lettere dell'alfabeto. Nella tavola 4 abbiamo inserito anche tutta una serie di punti di riferimento e di arte nel parco. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che quando ci si muove in un territorio, una persona ha bisogno di riferimenti, di elementi in cui riconoscersi, che lo aiutano a orientarsi, a muoversi, a riconoscersi. E allora sono state individuate due tipologie di oggetti che possono assumere questa funzione. Una è rappresentata da opere d'arte, oggetti di artisti che sono anche queste assegnate per concorso, e l'altra è costituita comunque da monumenti, reperti dell'archeologia industriale, potrebbe essere anche un albero, per esempio, cioè elementi che comunque aiutano, contribuiscono alla riconoscibilità. La tavola 5 è dedicata al miglioramento della qualità ecologica e individua, quindi questa è una tavola più complessa, vedete la leggenda a fianco sulla destra, riporta tutta una serie di informazioni riconducibili alla necessità di aumentare le aree naturali protette, aumentare i boschi e ci dice dove andarle a aumentare, la necessità di procedere con un'agricoltura sostenibile, le stazioni ecologiche, ma anche una serie di misure che aiutano a migliorare la qualità della vita, quindi la progettazione del paesaggio, l'introduzione di strutture direzionali lineari, lo sviluppo di elementi puntuali e l'introduzione di elementi marcatori del territorio. Insomma, questa è una tavola ricchissima che dà indicazioni importanti per come procedere nelle fasi successive quando si calano queste indicazioni sul territorio. Adesso non... Ah, ecco, non andava più avanti. Poi c'è la tavola 6, che è un'altra tavola interessante perché va a individuare le cosiddette zone di cura ecologica. Questa è una definizione, che hanno, sviluppato proprio i tecnici del Kommunalverband Ruhrgebiet. Queste zone di cura ecologica, vanno a individuare diversi livelli di ambiti naturali, quindi un ambito, naturale dove l'uomo quasi, l'uomo non quasi, l'uomo non entra, dove la natura la fa da padrona, un ambito di priorità naturale e un ambito invece di sviluppo naturale, oltre che alla parte che interviene sull'Emscher per fare interventi di rinaturazione. Abbiamo detto che un territorio, un intervento di questo tipo è fatto per le persone, perché l'urbanistica lavora per gli abitanti, è l'uomo, no? L'oggetto, l'interesse del nostro lavoro. E quindi tutta questa operazione è fatta per poter essere vista, per poter essere conosciuta, per poter essere attraversata. Ecco allora che questa tavola ci rappresenta il tracciato dei percorsi attraverso i quali penetrare e conoscere questo territorio. In giallo sono indicate i percorsi ciclabili, in arancione i sentieri e i cammini dell'Emscher. In fucsia sottile il sistema viario, il fucsia di maggior spessore
è la ferrovia dell'Hampshire Park, e in azzurro ci sono le vie d'acqua. Quindi vedete un territorio che può essere visitato attraverso molteplici strumenti, tra l'altro con numerose intersezioni, punti intermodali nei quali è possibile passare da una modalità all'altra. Ad esempio, ai tempi del mio soggiorno, e poi lo vedremo nelle fotografie, presso il Comunale Servando Lungo e Vita, abbiamo fatto una visita di studio per vedere lo stato dell'arte di quello che si stava progettando, e ne abbiamo fatto parte in bicicletta e parte in treno. Il treno non è un treno, sono i binari che in passato andavano a servire le miniere. Molte attività industriali, più in Germania forse che da noi, sono servite direttamente via ferro. La ferrovia ha un binario che entra dentro, d'altronde anche noi in Italia la Dalmine ha il binario privato che arriva dentro allo stabilimento. Mi viene in mente ora, però la stessa cosa succede in Germania. Bene, con la dismissione di tutte le attività produttive che le ferrovie, questo tipo di ferrovia andava a servire, è stata dismessa anche la ferrovia. E per questo tratto che voi vedete qui rappresentato, è stata rimessa in funzione come treno, come mezzo di trasporto per visitare questo territorio. Anche le vie d'acqua sono interessanti. Ci sono molti percorsi d'acqua, oltre ai fiumi, ai corsi d'acqua naturali, ci sono anche molti canali. E in questa zona, appunto, come abbiamo detto prima, c'è il Rhein-Herne Canal. Questo è un dettaglio, questa tavola, ma è un dettaglio perché è molto importante questo aspetto. È il cammino dell'Hampshire. È un dettaglio molto importante perché si vogliono spronare le persone a muoversi su questo territorio con mezzi sostenibili. Tra l'altro, mi viene in mente ora nella mia biblioteca, non l'ho messo qui, ma dovrei avere anche, è stato fatto un libro che racconta proprio il tracciato ciclabile dell'Hampshire, il percorso ciclabile, raccontando anche dove sono i punti per poter avere assistenza sulla bicicletta e dove sono gli alberghi, i punti di ristoro dove ci si può fermare. Quindi, cioè, è molto attenta a proporre il progetto, molto attenta a proporre un progetto di turismo sostenibile. Questa tavola va a mettere insieme i piani di sviluppo territoriale esistenti, individuando la necessità di arrivare a delle varianti, perché il cambiamento lo richiedeva, quindi arrivare a una rizonizzazione degli spazi aperti. In marrone troviamo le aree industriali, in azzurro poche le aree industriali per attività che non inquinano, e in marrone chiaro le aree residenziali. Vedete, è un piano strategico estremamente schematico, ma molto attento a dare indicazioni chiare, secche, che sono poi, vedremo poi, perché ho messo qui nel racconto, arriviamo poi a vedere anche i singoli progetti. Vengono individuati interventi di diversa categoria, di prima categoria, seconda categoria e terza categoria, li vedete qui nella leggenda indicati, sempre interventi legati al piano paesaggistico, non all'Esposizione Internazionale d'Architettura. Gli interventi di prima categoria riguardano aree industriali la cui funzione deve essere rimossa a favore di spazi aperti verdi. E vedete, sono tanti perché sono questi qui. Gli interventi di seconda categoria riguardano aree industriali vicine ai corsi d'acqua che sono chiamate a potenziare il sistema del verde. Di terza categoria sono aree industriali a forte valenza, per il cui uso nella direzione di un miglioramento delle misure ecologiche è necessario mettersi d'accordo con i proprietari e gli utenti di queste aree. E per finire, vedete l'ultima tavola, quindi sono solo 11 tavole, va a
a raccontare dei parchi e dei progetti pilota di parchi che costituiscono un po' gli elementi puntuali su cui si appoggia principalmente l'Hampshire Landschaft Park. Ecco, adesso abbiamo quindi visto il primo livello, il livello territoriale di questo progetto. Questo progetto poi è stato messo a terra attraverso una serie di piani che hanno interessato i corridoi ecologici. Vedete questo schema, ci racconta dei diversi corridoi ecologici, vi ho detto, individuati attraverso le prime lettere dell'alfabeto fin dagli anni 20, cioè si sono sempre chiamati Grün zu A, Grün zu B, e l'elemento col tratteggio è il sistema di connessione verde che il Kommunalverband Ruhrgebiet ha posto in essere con il suo progetto. Poi sotto, vedete, sono indicate le città che ricadono dentro i diversi territori. Allora, non, ci sono tantissimi i progetti che hanno costituito la messa a terra di questo progetto complessivo di piano paesistico, ma non ve li sto a raccontare tutti, ne ho messi alcuni. Ne ho messi anche dopo, e spero avremo il tempo di vederlo, alcuni che riguardano invece l'IBA, cioè l'Esposizione Internazionale di Architettura, perché le due cose vanno insieme, cioè l'IBA ha avuto questo successo proprio perché aveva necessità di questa ristrutturazione del sistema del verde che la accoglie, che la circonda, nella quale lei si insedia. E quindi è necessario vederli, ma è importante per noi anche capire quali sono gli interventi specifici che il piano paesaggistico ha posto in essere. Allora vedete, ecco, questo è il Grünzug A, è il piano, l'idea che è stata sviluppata per il corridoio ecologico A, il primo, quello verso il Reno, difatti qua c'è indicato il corso del Reno. Devo dire che i sette corridoi ecologici sono stati assegnati a studi diversi, quindi anche nel disegno, nelle proposte, sono tutti molto interessanti, ma sono molto diversi l'uno dall'altro, non c'è omogeneità. E in fondo questa cosa è anche un po' voluta, perché come ho detto, uno degli obiettivi era quello comunque di differenziare. Non volevano una cosa unitaria per tutti i corridoi, ma volevano che per ogni corridoio si riuscisse a tirar fuori l'anima, la vocazione di quello specifico territorio, e per quel territorio fossero pensati dei progetti dedicati. Questi che vedete sono i progetti pensati per il corridoio A. E sono di tre tipologie. In blu sono quelli dedicati alla ristrutturazione ecologica, della ricostruzione ecologica degli acquiferi. Quelli in verde la costruzione di una rete d'acqua e quelli in rosso lo sviluppo di aree per il tempo libero. Allora, di qualcuno ho voluto proporveli, anche perché volevo vi rendeste conto di come non sono proprio niente di speciale. Alcuni, devo dire, sono di grande interesse, ma molti sono semplicemente dei percorsi, l'organizzazione di un sentiero nel verde. Ad esempio, il primo che vi voglio proporre è questo sentiero verde. Questo sentiero verde che corre per 10 chilometri sul tracciato di una ferrovia che serviva le attività produttive ora dismesse. La natura, dopo la dismissione, ha preso il sopravvento. È un percorso che corre sull'argine, in una posizione quindi sopraelevata, e questo è un vantaggio per il percorso perché permette di lanciare lo sguardo sulla vicina città. Ad esempio, si è deciso di mantenere la segnaletica ferroviaria perché così si conserva la memoria di quello che è stato.
Lungo il suo tracciato, il percorso, l'ambizia, altri progetti in fase di realizzazione o già realizzati, tra cui anche un altro progetto in ambito IBA, quale il Landschaftspark Duisburg Nord. Gli ultimi 5 km sono stati progettati anch'essi dal Comunal Verband Ruhrgebiet e sono costati, allora c'erano ancora i marchi, 8 milioni di marchi, che se non vado errato dovrebbero essere 4 milioni di euro. I lavori per la realizzazione di questa tratta sono iniziati nell'ottobre 94, il primo lotto già era terminato nell'estate del 95. Un altro esempio, vedete, sempre per il corridoio ecologico A, è il tracciato del piccolo Emscher che corre lungo l'argine del fiume Reno. Nonostante questo percorso costituisca un piacevole elemento di connessione nel verde fra spazi aperti di forte attrattività, c'è da dire che non è molto conosciuto. Il progetto quindi prevede, soprattutto in prossimità di grandi arterie stradali, di segnalarlo adeguatamente, dando vita a delle vere e proprie porte di accesso. Si diceva la volta scorsa che è necessaria una lettura, è necessaria un'indagine, perché per fare un progetto attento e efficace sul territorio, la fase di indagine, la fase iniziale di lettura è fondamentale, è proprio necessario, non si può, il tempo ci vuole per fare queste cose. Questo progetto invece riguarda un'area naturale protetta di grande valore. Pensate, è costituita da due ambiti molto diversi fra loro, uno più prossimo al Reno, caratterizzato da vaste zone erbose, dove si trovano piante legnose distribuite un po' come delle isole. Le aree agricole retrostanti invece sono riccamente strutturate da una fitta rete di lembi boschivi, siepi, filari di alberi, specchi d'acqua. Il valore naturalistico di quest'area è particolarmente evidente nei mesi invernali, quando vi svernano dal nord Europa circa 10.000 oche. In primavera, gli ambiti prossimi agli argini, quando termina il periodo delle piogge, queste aree diventano un'area di riproduzione per numerose specie di uccelli. Difatti sono circa 70 le specie che vi si riproducono abitualmente, mentre ulteriori 100 specie usano questi argini come aree di sosta durante il loro viaggio verso terre più calde. Tuttavia, queste aree, facilmente raggiungibili dalle città vicine, sono molto attraenti anche per gli uomini e questo genera conflittualità. È necessario gestire gli impatti reciproci e per questo è stato predisposto un piano di gestione del biotopo per regolare i conflitti tra un uso per il tempo libero e la tutela della natura. Anche in quest'altro caso, uno spazio aperto. Abbiamo una zona di conflittualità e anche in questo caso si è creata una zonizzazione tra le parti destinate agli uccelli e le parti destinate all'uomo. Ecco, veniamo al Landschaftspark Duisburg Nord, che come dicono le pubblicazioni fatte dal Comunal Verband Ruhrgebiet, non si aveva memoria prima di un parco di questo tipo, quindi non ci sono riferimenti a cui rivolgersi. Era un'area dei Thyssen, un'area industriale dismessa di 200 ettari. E qui è stato realizzato questo parco paesaggistico come il più importante elemento costitutivo del corridoio A. Rappresenta una tipologia di parco nuova e fino alla metà degli anni Ottanta qui si è lavorato nel settore metallurgico. Come memoria storica del passato sono stati mantenuti tre altoforni. Quindi vedete, non c'è mai la volontà di cancellare il passato, ma sempre di richiamarlo. Nella parte dove c'era una precedente miniera, sempre di proprietà dei Thyssen, dismessa precedentemente, si era già venuta a insediare una vegetazione spontanea. E c'è da dire che questo parco riserva molte sorprese. A fianco di visite guidate che raccontano il passato industriale dell'area,
o le caratteristiche di area naturale che ha assunto negli ultimi anni, è stato proposto l'uso del bunker, di un bunker presente, come parete per arrampicate, oppure è stato riempito di acqua il gasometro per fare immersioni. Spesso viene usata quest'area come set cinematografico, ospita un festival del jazz. L'idea di base è quella di valorizzare e potenziare il verde esistente, mantenendo però la struttura esistente, anzi accentuandola con interventi mirati. E credo che questo sia veramente è un progetto che colpisce. Sempre un altro progetto interessante è quello che riguarda la Halde Hagenshof. Le Halde, dovete sapere che sono le collinette che si trovano nel territorio della Ruhr, esito degli strati della lavorazione del carbone. Queste, mescolate con terreno vegetale, si prestano ad essere piantumate e movimentare il paesaggio. In questo caso è prevista una valorizzazione degli ambiti naturali nella parte nord, mentre nella parte sud, più vicina all'abitato, sono previste funzioni legate al tempo libero e ludiche. L'area è poi attraversata da un percorso che mette in comunicazione il sentiero verde, quello che abbiamo visto all'inizio di questa presentazione, con le sponde, con il percorso che corre lungo le sponde del Rhein-Herne Canal. Quindi vedete, c'è tutto un sistema di connessioni che mette a rete tutte queste iniziative. Ora, questo invece è il corridoio ecologico B, e per il corridoio ecologico B mi faceva piacere ricordare ancora qualche altro progetto. Questo è interessante perché pensate, in questo punto, vedete a sinistra in alto c'è la mappa del corridoio ecologico B con i numerini dei progetti, evidenziato quello di cui stiamo parlando, quindi si vede anche la posizione del progetto, il numero 3. È andato, qui si è proposto un parco della salute perché in quest'area insisteva un ospedale, insiste tuttora. Il parco è pensato anche per i pazienti e all'interno di questo parco si è andato a collocare un nuovo edificio destinato anch'esso a caso di cura. Quindi è prevista una farmacia, un ristorante, ma anche un giardino delle erbe officinali. E vedete nell'immagine a destra, il verde è stato trattato introducendo una spirale energetica e una piramide della salute. Sono questi famosi poi punti che marcano il territorio e anche opere artistiche che vanno a caratterizzarlo. La spirale energetica vede nella parte più bassa e centrale dell'area una vasca d'acqua a cui si accede attraverso una rampa a spirale. Qua si dovrebbe leggere un pochino la rampa. Siete cespugli fioriti disposti secondo direzioni centrifughe, sottolineano con i loro colori intensi l'impressione di energie che fluiscono. In un collegamento spaziale più diretto, su un ovale rialzato, si trova poi una piramide della salute alta 15 metri, composta da 18 tronchi di larice. I tronchi così disposti danno vita a uno spazio all'interno del quale ci si può muovere, che consente di vivere un'esperienza spaziale singolare. Questo invece è un altro progetto, sempre del Green Tube B, che fa riferimento a un parco posto al confine tra tre città. Abbiamo detto che il territorio della Ruhr è densamente popolato e che quindi c'è una dove finisce una città, subito ne comincia un'altra. Quindi queste situazioni sono abbastanza frequenti. Le città in questione sono Essen, Bottrop e Oberhausen. In sostanza, questo parco cerca di configurare nuovi paesaggi di prossimità per il tempo libero. E qui vi devo dire una cosa, perché secondo me è significativa. Alcuni anni fa ho organizzato un evento all'interno del Parco dell'Adda, in prossimità della centrale Taccuni, e avevo invitato il dottor Schwarzer-Odrian, che è praticamente la persona che ha
coordinato i lavori dell'IBA Hampshire Park insieme all'architetto Reischmidt e che ha all'ingegnere Reischmidt e che ha condotto, mi ricordo che mi aveva raccontato appunto la fatica di portare a termine lo studio di quello studio di fattibilità che vi ho detto che è durato un anno. L'avevo invitato per raccontarci appunto l'evoluzione dell'esperienza dell'IBA Hampshire Park, ha tenuto una conferenza bellissima, dopo siamo andati a pranzo, dopo pranzo ci siamo attardati un attimo lungo le sponde dell'Adda, lì dalla centrale Tacconi, è un paesaggio bellissimo. E lui ha guardato il paesaggio e poi mi ha detto, voi qui avete il paesaggio e forse cercate le idee. Noi non avevamo il paesaggio, ma abbiamo messo in campo le idee. Cioè hanno costruito un paesaggio e veramente in questo caso si è andati a configurare nuovi paesaggi di prossimità proprio per garantire dei luoghi di distrazione vicini, prossimi alle città. Oggi questo spazio, oggi nel momento in cui è stato pensato il progetto, lo spazio poteva essere paragonato a un patchwork, le cui singole tessere avevano caratteri completamente diversi, frammentati da canali, corsi d'acqua, binari ferroviari, autostrade. Gli spazi aperti e rimanenti, separati l'uno dall'altro come tante piccole isole, risultavano inquinate tanto dai rumori del traffico, da polveri e da fumi. Era necessaria una ristrutturazione che doveva essere destinata a collegare le singole aree, ma trattandole da un punto di vista funzionale, ma anche formale, e mettendole in connessione con i quartieri vicini, con la stazione, con tutto quello che c'era nell'intorno, sviluppando anche ulteriori attività ricreative differenziate per i residenti. E questo è quello che poi è stato fatto. Gli ambiti spaziali hanno avuto la necessità di conservare le particolarità originali che rispecchiavano poi le diverse storie e fasi di sviluppo. Quindi non si è cancellato quello che era, ma anzi si è cercato di tirar fuori il carattere identitario del luogo. E queste sono delle tavole che fanno riferimento proprio a questo parco. Anche quest'altro esempio, sul quale non mi dilungo molto, è interessato da un intervento sull'area di un confine fra due comuni, Essen e Mülheim an der Ruhr, e anche per questo si è cercato di andare a caratterizzare i due aspetti mettendoli però in connessione. E introducendo, qui c'era anche un problema, mentre Essen, oltre che su tutte e due, sull'area complessivamente, c'è una tutela di vincolo paesaggistico, ma il comune di Essen aveva individuato questa zona come zona naturale protetta, quindi aveva un livello di tutela maggiore, mentre Mülheim an der Ruhr non era intervenuto in questo senso. Quindi questo progetto cerca di andare a riequilibrare questi aspetti e redigere un piano intercomunale che cerca di mantenere e migliorare le condizioni di vita per gli animali e le piante, garantire la protezione del clima e del suolo, nonché l'equilibrio idrico della zona, finanziare un'agricoltura sostenibile e superare i confini comunali che sono visti come barriere innaturali nella rete dei biotopi. E quest'altro progetto ve lo devo raccontare perché si lega a quello che anche alle attività del nostro ecoistituto di Reggio e Genova, riguardo appunto al contributo che i cittadini possono portare nella gestione del territorio. Fa riferimento, è un progetto interessante che si avvale del sostegno finanziario del Consorzio dell'Hampshire Park, ma appunto anche della disponibilità a cooperare degli abitanti.
La finalità è quella di raccogliere le acque piovane dai tetti e dalle corti, dai balconi e dalle strade, non per canalizzarla negli scarichi, ma per farla filtrare nel terreno, per andare a rialimentare la falda e garantire il ciclo di vita dell'acqua. Riammettendo l'acqua piovana nel suo ciclo, si vuole influenzare positivamente il livello dell'acqua di ruscelli e fiumi e cercare di portare un contributo a evitare inondazioni, tanto inondazioni quanto siccità. I proprietari di case devono essere coinvolti nel progetto e affinché si dotassero dei necessari impianti, come vasche di raccolto pozzi, hanno ricevuto per la costruzione di questi una sovvenzione, quindi sono stati coinvolti e aiutati. Il progetto è stato condiviso con loro. Questo è un intervento importante sul quale non mi soffermo, ve lo faccio solo vedere così perché richiederebbe tutto il tempo che ho impiegato fino adesso per raccontarlo, ma sono delle tavole riguardo a questo corridoio ecologico che vanno a descrivere puntualmente con un'attenta leggenda. Vedete, le leggende hanno il doppio riquadro. Il primo simbolo sta a individuare la situazione dell'esistente, il secondo la situazione di progetto e interviene su questo territorio individuando tutti i progetti che poi sono come quelli che vi ho fatto vedere, sono stati messi a terra, per così dire, queste sono le tavole. Quest'altro invece è un intervento molto sintetico che mi è piaciuto inserire, fa vedere come rispetto a un territorio come si presentava originariamente, il contributo importante che può venire dai filari, dalle alberature messe sul territorio che aiutano a direzionare lo sguardo, a orientare, accompagnano i percorsi sul territorio e sono importantissime. Adesso c'è un racconto che però, vista l'ora, io lascerei perdere. In realtà ve lo dico solo. Lo dico solo inizialmente. Ah, qui ho messo le foto che vi avevo promesso. Questi sono alcuni dei tecnici, delle persone che hanno lavorato alla redazione dell'IBA Hampshire Park. Sono i tecnici del Kommunalverband Ruhrgebiet, qua ci sono anch'io con loro. Era un viaggio, una giornata organizzata per andare a verificare, appunto, come vi ho detto prima, lo stato dell'arte del progetto. E qua siamo in uno dei Revier Park, che sono questi parchi dotati di attrezzature sportive per fare vela, per fare surf, per fare pattinaggio, distribuiti in corrispondenza dei diversi corridoi sul territorio della Ruhr. Qui eravamo andati in uno di questi per una visita. E io avevo messo il Gruga Park di Essen, però vorrei finire il discorso, se mi dilungo sul Gruga Park di Essen, che è un esempio bellissimo che mi piacerebbe tanto raccontarvi, non riusciamo ad avere il tempo, vi stancate troppo di vedere tutta l'esposizione. Quindi pensavo vediamo se mi riesce la cosa, di saltare il racconto del Gruga Park di Essen, che è bellissimo e quindi insomma, però magari se capiterà un'altra volta oppure, e proseguire col racconto dell'IBA. Poi vediamo a che ora finiamo con l'IBA e torno a mettere lo schermo pieno. Ecco, vi dicevo prima questi parchi attrezzati all'interno dell'IBA che esistevano già, che erano una caratterizzazione di questo territorio. Insieme alle università c'erano anche questi parchi con caratterizzazioni diverse. Ne vedete uno qui a sinistra con uno specchio d'acqua più importante dove appunto si poteva fare vela, altri con le piscine
E quindi non sono tutti uguali, ognuno ha una propria vocazione. Li ho voluti mettere giusto per ricordare come ho messo quest'altra tavola. Io le ho per tutto il territorio della Ruhr, elaborata dal Kommunalverband Ruhrgebiet, che racconta appunto di questo territorio, che è il discorso dell'indagine, della lettura. Prima di arrivare al piano sono state fatte tutte queste tavole e vedete le parti in grigio, in marrone, sono tutte le parti industriali, le parti delle miniere. Vedete come l'edificato è cresciuto intorno al il cuore degli insediamenti. Qui è la miniera, molte Siedlungen, molti insediamenti sono proprio, hanno come riferimento, sono orientati verso la miniera. L'ho voluto mettere per farvi capire questo territorio. Qui ho ripreso la tavola del catalogo dell'IBA Hampshire Park con tutti i progetti. Perché praticamente volevo un attimo raccontarvi più in dettaglio, farvene vedere qualcuno. In sostanza, fino adesso abbiamo analizzato questo piano complessivo paesistico che va a legare i progetti dell'Esposizione Internazionale di Architettura, ma non abbiamo parlato né visto dei progetti che hanno dato vita all'Esposizione Internazionale di Architettura. E allora volevo farvene vedere qualcuno, per farvi capire appunto, perché anche questi vanno a inserire nel racconto della trasformazione del territorio, anzi sono gli attori principali. Allora, questo progetto IBA Hampshire Park funziona come tutte le esposizioni: è stato perimetrato l'area, è stato deciso quali erano gli obiettivi dell'intervento, è stato deciso anche come intervenire, in quali punti intervenire, e per ognuno di questi punti è stato bandito un concorso progettuale. Poteva essere rivolto in ambito internazionale, poteva essere rivolto, ce n'è stato uno rivolto ad esempio agli universitari. Io all'epoca ero all'Università di Bologna, ho portato a casa il bando, aveva partecipato poi l'Università di Bologna e aveva fatto anche bella figura, diciamo. Il professor Tagliaventi aveva partecipato. Bene, questo IBA Hampshire Park ha individuato delle categorie di intervento, di progetto. Innanzitutto si voleva appunto governare questa trasformazione con attenzione agli aspetti ecologici, ma anche agli aspetti estetici, agli aspetti sociali, agli aspetti economici. Cioè erano tanti gli elementi di attenzione che sono stati inseriti in questo lavoro. E sostanzialmente si sono individuati degli interventi relativi al tema lavorare nel parco, degli interventi relativi al tema abitare nel parco. Quindi sono 27 i progetti promossi per l'abitare nel parco, 21 quelli promossi per lavorare nel parco, 6 interventi per nuovi usi degli edifici industriali, 10 per la ricostruzione ecologica del sistema dell'Hampshire, 19 per i parchi specifici che abbiamo visto prima. Oltre a questi che sono rappresentati, questo qui è tratto dal primo catalogo, dal catalogo del 93 dell'Esposizione Internazionale di Architettura. Nel 99, quando l'esposizione è finita, fu fatto un altro catalogo. Nell'ultimo catalogo compaiono una serie di ulteriori 5-7 interventi promossi nel 1995 su richiesta della popolazione, che riguardano insediamenti di autocostruzione per complessivi 250 alloggi. Allora, ecco, vediamo pochi, vi ho messo quattro interventi specifici, ma per farvi vedere la consistenza, non tanto per l'intervento in sé.
Questo primo intervento riguarda il Cooper Bush Gelände e pensate, l'area questa qui che vedete perimetrata era è un intervento che l'area di 7 ettari, promotore dell'intervento è stata la città di Gelsenkirchen e l'obiettivo è stato realizzare 261 alloggi, di cui 206 sociali posti sul mercato dell'affitto, 25 riservati a persone anziane, 34 da affittare sul libero mercato, oltre a 21 alloggi in proprietà. Il costo dell'intervento complessivo è stato di 80 milioni di marchi, di cui 55 per gli alloggi e 3,9 per l'asilo. E 15 per le opere di urbanizzazione. L'asilo, vedremo, è pure interessante. Progettisti sono stati lo studio di architettura Siskovitz e Kowalski di Graz, che hanno vinto un concorso internazionale promosso nel 1990. Il progetto, devo dire, è bellissimo. L'area era dismessa dal 1984, quando la famosa ditta Cooper Bush, che ha lasciato il nome all'area, produttrice di cucine, ha trasferito la propria sede altrove. L'insediamento raccoglie i fondamenti del costruire ecologico, quindi risparmio energetico, materiale sostenibile, scelte costruttive attente, attenzione alla permeabilità dei terreni, raccolto e uso dell'acqua piovana. Questo anche qui vedete procedere per schemi. Questo schema è la tavola che gli ha fatto vincere il concorso praticamente. E questo è il progetto. Guardate la qualità del progetto. Si sviluppa l'insediamento attorno a un'area centrale verde con un percorso vita. La raccolta dell'acqua piovana non è nascosta, è dichiarata. Questa struttura che fa un po' da cornice all'area è l'elemento su cui confluisce l'acqua raccolta dai tetti che poi viene portata all'interno del terreno in una cisterna e serve per innaffiare quest'area verde centrale. C'è stata grande attenzione tra il verde pubblico e il verde privato, il sistema delle connessioni. Questo è l'asilo, pensate nel 1990, più di 30 anni fa, 34 anni fa, già c'era questa attenzione al costruire sostenibile. L'asilo è ipogeo, è isolato naturalmente col terreno che lo ricopre. Quindi queste le pendenze per l'area centrale, quello che corre qua dietro, qui passa la ferrovia, quindi quest'area è anche servita dalla ferrovia metropolitana di Gelsenkirchen, che è il comune in cui ricade questo intervento. La flessibilità del costruito, guardate questa casa che può essere una casa vissuta come una casa unifamiliare, ma può anche avere, ha comunque gli accessi se la si vuole compartimentare, può diventare una casa plurifamiliare, un piccolo condominio. Un altro elemento interessante, questa è la parte più, diciamo, con i negozi, più pubblica, vedete, si va a aprire verso l'edificato circostante, quindi non si chiude. Ha un cuore verde interno, ma tira dentro a questo intervento anche il costruito circostante. Mentre butta fuori la macchina, vedete, si arriva a casa con la macchina, ma quello che prosegue a priorità è il sistema pedonale. C'è attenzione per i bambini giocano tranquillamente, si muovono perché non ci sono pericoli. È un luogo pensato per i bambini. Un altro elemento che mi piace ricordare è quello della serra, altro elemento importante ecologico. E queste sono varie viste su quest'area. Ho messo anche alcune slide in riferimento a questi insediamenti di autocostruzione che sono stati aggiunti dal 1995, sono stati finanziati. Mi ricordo anche qui i bambini, vedete, sono liberi di giocare, spaziare. Queste case sono state autocostruite dagli abitanti. In realtà non sono costate molto meno rispetto a quello di una casa costruita
costruita da un'impresa. Però quando una persona costruisce la propria casa, si è visto come si generi un senso di maggior cura, di appartenenza e quindi ci sia molta più attenzione dopo nell'averne cura. E, parlando con gli abitanti, perché queste sono tutte foto mie, io ho visto tutti gli 84 progetti della RUR, quando ero su, li sono andata a visitare tutti, li ho seguiti i cantieri nella loro evoluzione. Gli abitanti qui mi hanno detto, mi dicevano, è come vivere sempre in vacanza. E effettivamente un altro aspetto interessante di questo intervento è questa struttura centrale voluta proprio dagli abitanti come spazio comune dove far giocare i bambini in inverno, vetrata, perché così li possono controllare da stare in casa. Veniamo invece al tema del lavorare nel parco. Di tutti i progetti che sono stati fatti, qui ve ne ho proposti due. O vedo la chat, io non ho tempo, adesso vado avanti con i progetti, dopo magari guardo la chat se volete che vi risponda, a meno che non mi diciate taci, che allora ditemelo col microfono. Qui ci sono, questo l'ho voluto mettere perché è un eco istituto e quindi insomma. Non possiamo dimenticarcene. L'Ecocentrum di Hamm è un intervento su quest'area, un intervento posto su un'area dove si una miniera, andiamo a vedere le foto. Questa è la sede dell'Ecocentro e devo dire che se vi dico la storia di questo edificio forse un po' inorridite. Perché in realtà questa struttura non era qua, ma era in un altro luogo dove poi fu costruita una centrale nucleare, adesso chiusa. E per salvarla andava distrutta, altrimenti per salvarla è stata smontata e ricostruita qui, perché è un tipico edificio a traliccio, memoria del costruito. Della tradizione tedesca. Questo ecoistituto è molto importante e è intervenuto nel finanziare questo intervento e, insieme alla città di Hamm e per quest'area che è complessivamente di 22 ettari. Sono state individuate anche tutta una serie di altre misure, quindi l'Ecocentrum ha una biblioteca importante, organizza incontri, convegni, ma in questa struttura che rimane dalla biblioteca, che era un po' lo spogliatoio dei minatori, qui sopra alla porta c'è scritto Coal is Brought, East Brought, cioè il carbone e pane, in questa struttura vengono organizzati convegni, fiere, ma tutte sul tema dell'ecologia, dell'ambiente. Io ho partecipato a diversi convegni, tutti molto interessanti. E sempre in prossimità di quest'area, è realizzato un impianto di, depurazione. Fu collocato all'inizio degli anni 90, quando è stato fatto l'intervento, pensate, il primo distributore di energia elettrica prodotta col solare, con i pannelli sul tetto dell'edificio della regione, dell'Anda. Vedete, distributore di corrente Strom Tankstelle, con le caratteristiche dell'impianto qui sulla destra. E a fianco è stata promossa un'area industriale dove le attività industriali, artigianali che possono insediarsi devono avere il vincolo di essere comunque sostenibili. Ricordo che all'inizio, quando andai a visitarlo, c'era un'industria di tessuti, i colori per i tessuti erano tutti rigorosamente naturali. Questa invece struttura che vedete era la fase di costruzione di una scuola dove si fa formazione, ma formazione per il costruire sostenibile, ecologico. Questo è un interno della sala riunioni dell'Ecoistituto.
E questo è l'impianto di depurazione delle acque, anche qui le acque, siamo negli anni 90, questo doveva essere un modello e si vedeva, era indicato un po' il percorso che veniva fatto alle acque piovane che venivano ricondotte in falda attraverso la penetrazione nel terreno lungo un percorso accompagnato da un apparato radicale che aiutava a depurare le acque. Concludo il racconto di tutti questi progetti, ma pensate che sono 85, io ve ne ho raccontato 4, cioè questo è il quarto. Quest'ultimo intervento, adesso guardo l'ora, scusate, perché diciamo che va bene, ho fatto bene a saltare il Gruga Park. L'ultimo fa riferimento a uno degli interventi più importanti quando il Ruhrgebiet è stato capitale della cultura europea alcuni anni fa e ha richiamato più di 5 milioni di visitatori. L'evento di apertura è stato fatto proprio all'interno di questa struttura che è nel comune di Essen ed è una miniera, la Zollverein. Era una miniera molto famosa, molto, molto, insomma, importante. Fondata nel 1847, dismessa nel 1986 e subito acquistata dall'And. È patrimonio dell'umanità, patrimonio UNESCO. Il concorso per riqualificare l'intera area è stato vinto da Rem Koolhaas e Heinrich Böll nel 2001. Il motto del progetto vincitore è stato conservare attraverso il riuso. Progressivamente, e questa è l'altra cosa che insomma ci tenevo a farvi vedere, l'avrei fatto vedere attraverso il Gruga Park. Questi interventi non sono finiti col 1999 quando è finito il progetto dell'IBA Hampshire Park, ma sono stati capaci di continuare a crescere producendo finanziamenti, richiamando finanziamenti. Questa struttura ogni anno 1,5 milioni di visitatori la porta a casa. E negli anni, diciamo che si sono via via aggiunte, poi vedrete, io avevo fatto delle foto inizialmente, forse nei primi anni 90, della struttura quando è partito e si è deciso di intervenire qui per fare un luogo della cultura. Uno vede questa struttura di un luogo della cultura qua, sì, un luogo della cultura qua. E rispetto alle prime foto che ho messo, che sono le mie, poi vedrete le ultime foto di che cosa è successo. Questo è veramente impressionante. Pensate che all'interno di quest'area nel 2017, nel 2006, dunque innanzitutto, nel 2006 si è aggiunto l'edificio che ospita la Zollverein School of Design. E il progetto è di Sanaa, che è uno studio giapponese molto qualificato, ed è stato il primo edificio completato all'interno del master plan che, come detto, aveva elaborato Rem Koolhaas. Nel 2017 ha aperto la nuova sede, la Folkwang University of the Arts, con circa 500 studenti, che è un'università di Essen. Dal 2010 hanno incominciato a insediarsi dei musei, c'è il Ruhr Museum, che racconta la storia della Ruhr e la vita della miniera, e il Red Dot Museum, dedicato al design contemporaneo. Dal 2002 c'è il Pacht Zollverein, che è un centro dedicato alle arti performative ed è coorganizzatore della Biennale Tennis Platform. Al suo interno della Zollverein troviamo residenze per artisti internazionali e vi si realizzano anche grossi spettacoli. C'è una piscina. Qua vedete come si presenta, marca il territorio. Questo è un elemento, uno degli elementi riportati già nel piano dell'Hampshire Landschaftspark come elemento marcatore del territorio. Qua era per farvi vedere l'area, l'ho tolta da internet, da Google, per farvi vedere, vedete, UNESCO. Zollverein, patrimonio UNESCO, il Ruhr Museum, il Red Dot Design Museum, il Pacht,
E poi qui c'è l'università in questa zona e via via altre strutture, ristoranti che andremo a vedere. Ecco, queste sono, andremo a vedere. Queste sono le foto che avevo fatto io negli anni 90. Inizialmente un'esposizione di opere di design era stata collocata nelle vecchie strutture, non c'era ancora l'edificio di Sanà, che poi è qua che è arrivato. Abbiamo visto nel 2006. Questa è la piscina. La piscina, pensate, è una struttura comunque gratuita, aperta al pubblico e gratuita, quindi è una, diciamo, ha una valenza anche sociale. Questo è il ristorante con uno degli eventi in cui ci sono le feste, le persone che mangiano all'aperto, un altro evento di. Questi sono tutti tutte della messa a disposizione dalla Zollverein. Questo è un altro incontro di eventi. Le esposizioni all'interno del Design Center. E la pista del ghiaccio, che è stata introdotta negli ultimi anni, perché non sto adesso a dirvi, ma anno dopo anno si sono aggiunte sempre nu nuovi gioielli. La pista del ghiaccio, di pattinaggio, è larga 13 metri e lunga 600 metri, quindi una pista del ghiaccio gigantesca. Ci sono cinema all'aperto, luoghi della creatività dove si può esprimere l'arte a ogni livello. E pensate, tra il 2016 e il 2017 sono stati attratti investimenti privati per 190 milioni di euro. Ecco, io non vi parlo del Gruga Park, se no non c'è nemmeno tempo per la discussione. Tolgo la condivisione così vi vedo e Scusa, una apro. domanda su questo che abbiamo appena visto. Sono Marco. Una domanda su quello che abbiamo appena visto. L'accesso è solamente con via automobile? Perché ho visto dalla cartina che Ah, ci una passa cosa, il grazie, treno. grazie. Ci No, passa il treno, però non ho visto se c'era una fermata o meno. Sì, no, certamente è servito dal trasporto pubblico. C'è molta attenzione a questo aspetto. Si arriva col trasporto pubblico, chiaramente, perché Grazie, grazie. no, è fantastico. Io spero di essere riuscita a farvi capire la complessità del progetto, ma con la massima attenzione a tutti gli aspetti incastrati uno nell'altro. Volete che vada a vedere la chat o hai le viste tu, Pinuccia, mi dici tu? Devi vedere quello che abbiamo visto, che hai tolto prima, che hai eliminato, che secondo me era interessante. Ah, il Gruga O Park. no, perché ho visto che era molto, le immagini erano molto, quando le No, hai è una cosa esposte, bellissima, è una cosa era bellissima. solo per, no, Oh, perché io io, me la racconto volentieri, se invece no, avete se delle vogliamo vedere un domande. attimo le chat, io ad esempio, ecco, c'è Marco Lobardi, ma lo può dire lui, no? Quello del Valpolcevera. Sì, certo. Guardando la prima parte, diciamo, della presentazione, mi veniva in mente che in Valpolcevera, a Genova, secondo me, si potrebbe pensare un ripensamento delle zone industriali dismesse o sottoutilizzate nello stesso modo, mentre invece adesso stanno parlando solamente di rioccupare di nuovo con zona logistica, magazzini, camion, eccetera. Mentre invece un tipo di riqualificazione come questa, basata sul verde, sui corridoi ecologici, eccetera, sarebbe sicuramente una cosa molto più furba, ma che ahimè non vedo descritta da nessuna parte, sui giornali, lasciami dire, neanche da enti tipo boh, Legambiente o. Che potrebbero invece aver titolo per fare proposte del genere. Così. Beh, come anche il progetto che tu ci hai fatto vedere di Duisburg, quello lì, ad esempio, sarebbe perfetto per l'Ilva, no? Cioè, dove in quell'area hanno fatto quella piscina subacquea, o quella, cioè veramente quegli spazi, perché mi ha colpito molto il fatto che lì ci sia una visione generale, cioè
che non sono interventi spiccioli come facciamo noi, ma tutti quegli interventi sono inseriti in una visione di scala più ampia. E poi tutto Certo. è collegato, cioè tutto è l'elemento del corridoio ecologico è straordinario. E poi mi taccio anche l'altra cosa molto interessante che riguarda le acque piovane, che ne parliamo, però io è il primo esempio che vedo veramente di recupero anche esterno, quindi vuol dire che si potrebbe fare anche come, diciamo, riqualificazione o rigenerazione urbana, il progetto perché il problema della siccità che avremo sarà gravissimo. E quindi recuperare le acque piovane, recuperare anche fare un riciclo delle acque, insomma, secondo me va pensato. Ma certo, beh, è un po' quello che avevamo introdotto anche nella tesi di Genova. Infatti. E anche per l'Ilva, perché l'Ilva, cioè, si dice non si può ripensare l'Ilva, ma dopo aver visto questo progetto della RUR enorme, che riguarda tra l'altro un'area industriale. Insomma, perché quella della RUR è sempre stata un'area di miniera, no? Come dicevi, cioè lì c'è stata una riqualificazione che è veramente un modello da copiare, da copiare proprio. Eh sì. Ci sono Vediamo. altri interventi? Oh, se A volete Christopher, ho io. visto che sei rientrato, quindi evviva! Evviva Christopher! Ah, sì, Adesso sono sono. qua. Sono Se tranquilla. volete io il Gruga Park ve lo faccio vedere perché è comunque significativo. Sì, magari in 10 minuti, voglio dire una cosa rapidissima, però se riesci a farlo vedere meglio, perché è molto bello. Non so se Sono la Luisella contenta voleva comunque dire che qualcosa prima. sono riuscita a raccontare la complessità di questo progetto. Non potevo non farlo vedere tutto perché si deve Certo. capire come un progetto si incastra nell'altro e come è tutto sotto controllo. Non è che puoi dire faccio il piano qua e non considerare le altre cose. Una cornice che le inquadra tutte, che sa dove portare le cose, ci vuole. Allora, condivido e vado. Non so se Luisella vuol dire qualcosa prima No, no, oppure. io mi sono ammirata e volevo solo dire l'importanza dell'etica nell'urbanistica. È come se veramente ci fosse, si è introdotto un atteggiamento mentale diverso, cioè l'aspetto tecnico si approfondisce lavorando, ma l'aspetto etico viene. Dovrebbe essere interiorizzato negli anni di studio. E io, ecco, in questi progetti mi sento di dire che si sta proprio realizzando questo, ecco, un'etica per l'architettura. Non so se voi siete d'accordo, ecco, io che insegno filosofia morale sono molto sensibile, ho sentito che qui c'è veramente un respiro diverso. Non so se lei è d'accordo. Sì, no, pienamente d'accordo. E sono contenta di essere riuscita a comunicarlo. Assolutamente, vi ringrazio molto. Io non avevo messo anche, allora se posso, dico due cose del Gruga Park, ma prima dico anche la parte finale. Ero preoccupata di avervi stancato, e allora, però, non ho fatto vedere, vediamo se mi parte. Adesso non parte più. Sei già in condivisione, Maria Rosa? Non lo so, ma non va avanti. Ah, ecco, avevo messo alcuni dei volumi della mia biblioteca che raccontano un po' questa storia, cioè quel fatto del lavoro di indagine che è durato un anno è stato compendiato in questo volumone che sono l'analisi dei dati, dicevamo l'altra volta, l'indagine fondamentale, sono tutti raccolti qua. Poi questo è il primo catalogo del 93 che sistematizza. Praticamente raccontava tutti gli 84 progetti dando lo stesso tipo di informazione per tutti, cioè tipo diverso da progetto a progetto, ma formalmente lo stesso livello di informazione. Il catalogo uscito nel 99 che raccontava lo stato dell'arte dei progetti finiti, il progetto dell'86 per il sistema degli spazi liberi regionali nella RUR, l'altro
progetto, sempre la continuazione del controllo della trasformazione della RUR, quello che vi ho fatto vedere, che è il progetto vero e proprio dell'EMSIR, i fascicoli relativi ai diversi corridoi. Il fatto che questo progetto abbia poi richiamato un afflacco di altri progetti, come ad esempio fu indetto all'epoca il concorso Città Ecologica del Futuro, con tre vincitori ai quali si presentavano dei progetti, ma al di fuori del territorio della Ruhr, nel Land Nordrhein-Westfalia. Mi ricordo che con una scuola ecologica che ero andata a visitare aveva vinto ad esempio Krefeld, cioè. Il fatto che un'iniziativa ne richiama poi tante altre e poi non è un progetto finito. Continuiamo ad avere altre iniziative che si sono un arricchimento di queste aree e momenti di riflessione ai quali spesso ho partecipato, sono andata, come questo internazionale Baustellung Emscher Park, i progetti della residenza 10 anni dopo. E i progetti complessivi 10 anni dopo, cioè non sono stati abbandonati a se stessi, ma questo progetto continua a vivere. Adesso vado brevemente sul Gruga per raccontarvi del Gruga. Nessuno di voi lo conosce il Gruga Park? No. Pensate. Come? Nino, io non lo conosco. Pensate Sì. che la studentessa che ha parlato, i due studenti tedeschi che hanno parlato la volta scorsa, non lo conoscevano e dopo quando io gliene ho parlato, li ho convinti ad andarci. Hanno. E dopo sono andati a visitarla anche loro. Questo, il Gruga Park, pensate, fu aperto nel 1927 come giardino botanico. Poi nel 1929 è stato oggetto di un'esposizione internazionale di giardinaggio, cioè come si operano, lo strumento dell'esposizione lo usano molto in Germania, come hanno operato con l'esposizione internazionale di architettura nella Ruhr già nel 1929. Fu fatta praticamente individuata un'area che all'epoca aveva solo il giardino botanico, ma per il resto non era un'area, diciamo, curata dal punto di vista paesaggistico. È stato sviluppato un progetto di disegno per quell'area, di paesaggio per quell'area. Vengono poi individuati diversi lotti, e per ogni lotto vengono fatti dei concorsi e se li aggiudicano i vivaisti che piantumano il lotto. C'è l'esposizione internazionale, la visiti. Quando finisce l'esposizione internazionale, alla città rimane il disegno, il giardino, rimane il parco, capito? E questo è stato il caso che nel 1930 è stato aperto come parco popolare, Volkspark. Fu fatta poi nel 1938 un'altra esposizione di giardinaggio del Reich, che ha portato l'area da 25 a 47 ettari. Così via, nel 1940, nel periodo della guerra, è stato praticamente distrutto, colpito da 500 bombe, ricostruito nel 1952 e nel 1965 vi fu fatta un'altra grossa esposizione di giardinaggio che ha portato l'area agli attuali 60 ettari. Via via, da quegli anni a oggi, la cosa si è arricchita. Le prime foto che vedete sono degli anni, fine anni 80. E le foto sono tutte mie. Le ultime sono recenti, sono di 3 anni fa. Comunque vedete c'è un angolo c'era un angolo per gli animali, c'è ancora. Fontane, giochi d'acqua, giardino delle rose. Ah, una cosa interessante da dire è che i cittadini di Essen hanno accesso gratuito
quest'area gratuito, la pagano con le tasse comunali annuali. Comunque, presentando un documento di identità di essere, si ha libero accesso perché è chiuso, ci sono i cancelli di controllo. Se io turista voglio andare al Gruga Park, e ci sono andata tantissime volte perché è un luogo meraviglioso, secondo me, devo pagare un biglietto d'accesso, adesso non mi ricordo se 10 euro. All'interno c'è il ristorante, ci sono diversi spazi e lo si può visitare, girare anche attraverso una ferrovia. Vedete, c'è un binario, c'è una sala concerti, riunioni, ci sono le serre dove all'epoca erano più piccole, c'era l'esposizione del bonsai. Invece col tempo si è arricchita, adesso vedete sono stati realizzati questi giardini d'acqua. C'è quest'opera, non so se la conoscete, che è arrivata negli anni 2000, mi pare, nel 2004, si chiama Gradir Works e praticamente è un muro con un apparato radicale attraverso il quale viene fatta filtrare dell'acqua con una salinità che ha una proporzione ben definita, respirando quest'aria, mettendosi su queste sedie, respirando quest'aria, se ne trae un beneficio se si hanno problemi respiratori. E niente, è frequentato. Qui c'è anche un cagnolino che è andato a respirare. Qui viene spiegato il funzionamento di questo Gradir Werk. Questi sono i giardini. Ecco qua la Halle fotografata 30 anni dopo. E hanno inserito questa architettura di Hundertwasser. Questa è un'altra foto sul tracciato ferroviario. È stata introdotta anche una scuola della natura dove viene offerta una formazione sugli aspetti naturali e vengono date diverse informazioni. Ad esempio, ci sono questi pannelli che danno il numero dei boschi presenti nella regione e nella città di Essen. Raccontano un po' la situazione ambientale della città, l'uso del legno, vedete, i biotopi. E poi ci sono le serre, dove ci sono anche le serre dedicate all'ambito mediterraneo, dove ci sono le piante grasse, ci sono questi ambiti così belli, un paesaggio secondo me bellissimo, queste stanze verdi dove ci si può sedere per avere un attimo di tranquillità, poi c'è il giardino del Feng Shui, ci sono i tetti verdi, c'è il paradiso delle api, sono creati tutti diversi ambiti che sono anche, diciamo, formativi per i bambini, per i giovani. Il giardino delle rose 30 anni dopo. E questa è una passeggiata. L'importanza del prato, del sistema del verde, il bambù, c'è tutta la storia del bambù. Questo specchio d'acqua che si può attraversare su queste pedane di legno. Scusa, ma mi sono persa, in che regione rimane? No, no, ah, ecco, questo no, forse non te l'ho detto, ma era perché l'avevo messo a sistema. Il Grünzug C, quello di Essen, praticamente è al margine, adesso dopo magari prendo breve, no, è finito, quindi prendo brevemente la tavola e ti faccio vedere se riesco, ecco. Ti faccio vedere esattamente la posizione. Dov'è quella? Qui. Ecco, è proprio al limite Essen, è circa qui. È sul perimetro esterno, ma è posto in continuità con il Grünzug B. Capito, grazie. È nel centro Benissimo. di Essen, io abitavo a 10 minuti, abitavo a Essen, ho abitato quando ero a fare lo stage di 6 mesi presso il Comunal Verband ed era praticamente dietro a casa mia, è un luogo bellissimo. Veramente, ma molto bello.
Però a Genova ci sono i parchi storici, che ce ne sono 10 a Genova, 20 a Roma, e qui Certo, avremo ma solo ti il ricordi il compito lavoro che abbiamo fatto sui parchi di Roma? di mantenerli. Eh sì, ma il problema è riqualificarli, mantenerli, tenerli bene, Ma cioè. se ti ricordi, io a Roma avevo detto anche Villa Doria, posso togliere la condivisione così vi vedo? Se no apro qua. Ecco così. Ma Villa Doria Pamphili, ti ricordi che avevo proposto di pagare l'ingresso Per i di mettere visitatori, l'ingresso esatto. proprio per tirare sui soldi, perché qui comunque i soldi li tirano su, perché tu paghi 10 euro se tu turista ci vuoi andare ogni volta che entri. E comunque tutti i cittadini di Essen, che sono circa mezzo milione di persone, pagano un contributo annuale, saranno anche 10 euro all'anno, però comunque sono comunque sempre soldi che arrivano. E comunque da noi non c'è l'attenzione. Cioè, noi abbiamo fatto sia le riqualificazioni dei parchi storici a Genova, sia diciamo a Roma, ma il problema è che uno non ci sono investimenti, o se ci sono comunque ci sono sempre dei procedimenti burocratici che rallentano tantissimo la possibilità di riqualificare e poi diciamo, di rendere quelle aree, come abbiamo visto lì, aree davvero fruibili dai cittadini per il benessere delle persone. Sì, l'obiettivo è quello, sono proprio pensate per il benessere delle persone. Veramente credo che sia molto molto interessante. Ci sono altri interventi? Era bello quello che è stato detto sul rapporto tra il paesaggio e le idee. Che noi abbiamo il paesaggio ma non le idee, vi ricordate? È stato detto nella conversazione, non le idee. Io veramente trovo straordinaria questa, le realizzazioni che sono state proposte, e trovo molto bella la proposta della Valpolcevera, perché effettivamente non ci si impegna per lanciarla questa idea. Dobbiamo avere anche il coraggio delle idee, no? La Valpolcevera, come si narra, no? Che fosse un luogo di una straordinaria bellezza, no? Nel E 700 poi, ecco, se i permetti, volevo, ecco, una viaggiatori. cosa importante. Credo che l'idea sia che quella della Valpolcevera che avete lanciato voi, sia quella dei parchi, che anche quella, cioè, andrebbero valorizzati, sono dei luoghi meravigliosi e sono trascurati. Credo che vadano prima studiati, tu dicevi c'è una storia. Cioè, non semplicemente guardare ai progetti che abbiamo visto e farlo noi lì, ma recuperare la storia, analizzarla e allora è l'area stessa che ci dice cosa vuole. Sì, Se la sappiamo ascoltare, ce lo dice lei cosa vuole. ragione in pieno, assolutamente. Sì, perfetto. Rinuncia la voce. Sulla Valpolcevera, comunque nel volume Linee guida del piano del verde, c'è stato un progetto, cioè lì dentro c'è proprio un rendering di come nella parte finale del Polcevera, cioè come trasformare appunto quest'area in un'area con già un rendering che lo rendeva un luogo molto interessante. La cosa diversa però qui riguarda non solo la zona dell'area appunto dei percorsi naturalistici, ma anche appunto l'intreccio con le aree industriali. Però vi invito ad andarlo a rivedere. Io adesso, se riesco, ve lo mando sulla chat del verde, questa progettino di riqualificazione che aveva fatto tra l'altro la Francesca Neonato, che interverrà nell'ultimo incontro. Molto bello, comunque, era molto bello.
E poi trovo anche molto importante, mi ha molto colpito, come ha colpito anche te, Pinuccia, il discorso dell'acqua piovana e il discorso della collaborazione dei cittadini, della cooperazione. Anche su questo credo che sia importante insistere, cioè questo appello che ci deve essere. Una visione d'insieme, un impegno collettivo, cioè la città di tutti, e dobbiamo fare del nostro meglio anche nelle piccole azioni quotidiane. Cosa ne pensate? Anche questo direi che è un punto su cui impegnarsi fortemente. Lì abbiamo visto cose meravigliose, gente, insomma. Difatti, Schwarzerodde, anche quello che mi aveva detto, noi avevamo le idee, non avevamo il paesaggio, che la Ecco. persona che ha condotto tutta l'indagine e guidato un po' il disegno dell'Hampshire Landschaftspark, mi ricordo che in una conversazione mi aveva proprio detto: guarda, la cosa più difficile, l'impegno più grosso è stato parlare con i cittadini, convincerli, perché dice che riceveva telefonate tipo: io voglio la casa sul parco. No, signora, non è questione della casa sul parco. Cioè, li ha dovuti educare, li ha dovuti portare a condividere l'idea di parco che avevano in mente loro per potergliela far accogliere, insomma, per poterla portare avanti. Quindi è fondamentale avere un dialogo con i cittadini e lavorare con loro. Sì, direi anche io sempre sono stata molto favorevole all'idea del servizio civile universale. Probabilmente anche lì bisognerebbe molto valorizzare questa idea, proprio spingerla in una direzione, quella che abbiamo poi illustrato, cioè la riconquista di una città che sia vivibile, che ci appartenga, in cui poter vivere bene. Quindi penso che anche questo sia importante per l'educazione dei giovani. Ma insomma, io la ringrazio moltissimo perché devo dire che è stata una lezione meravigliosa Vabbè. che mi ha fatto anche un po' sognare, però i sogni poi si devono realizzare, quindi starà a noi cercare di con le azioni quotidiane, i progetti, di portare avanti questo. Bellissimo, veramente grazie. Io ringrazio voi perché davvero questa è una storia che un po' mi appartiene, cioè non è solo studiata, è anche vissuta. E l'impegno per presentarvelo me l'ha fatta ripercorrere, perché sennò il rischio è che poi te ne dimentichi, anche se io continuo ad andarci. E vi devo dire una cosa: se esiste il Regional Verband Ruhrgebiet, cioè l'ultima evoluzione di questo ente pianificatorio, credo sia anche grazie a me. Perché dopo che ho fatto lo stage su, abitualmente tornavo a salutarli quando andavo nella Ruhr, e ci vado spesso, andavo prima del Covid, ci andavo quasi ogni anno. E un giorno capito nell'ufficio di uno dei tecnici e così all'improvviso piombavo là dall'Italia, e questo disperato mi dice: ah, ci chiudono. Come vi chiudono? Non è possibile. No, perché hanno deciso di ristrutturare e di chiudere. Allora sono venuto in Italia e ho detto: io devo fare qualcosa, devo fare qualcosa. Ero a Bologna, ho parlato col professor Monti, che era il responsabile dell'urbanistica ingegneria, no? Dove mi sono formata. Gli ho detto: guarda, succede questa cosa, bisogna fare qualcosa. E lui mi disse: beh, scrivi una lettera che la facciamo firmare a tutti i professori di urbanistica italiani. Allora io ho scritto una lettera dicendogli che non poteva, ho scritto una lettera al ministro dell'Anda, dicendogli che non poteva chiudere un ente come quello che aveva insegnato al mondo a pianificare il territorio. Cioè non puoi distruggere un know-how così importante. E gliel'ho proprio scritto, perché ero stata anche, credo, a New York, avevo parlato con un ente di pianificazione importante, e gli avevo suggerito di studiare questa esperienza. Insomma, ho detto: ma voi della gente che ha insegnato a tutti come fare, lo andate a chiudere? Beh, sapete che mi ha risposto il ministro e mi ha detto: grazie. Perché io non mi ero reso conto di quello che avevamo in casa. Lei, con quella lettera firmata da tutti i professori di urbanistica d'Italia, delle università italiane, non so se c'erano 98 firme, mi ha detto: lei mi ha fatto capire l'importanza di questa cosa. Dopodiché è stato trasformato in Regional Verband Ruhrgebiet, e gli sono stati attribuiti di nuovo i poteri pianificatori.
Bravissima, sei un mito. Vabbè, Straordinaria, straordinaria per me veramente. era un dolore, io dicevo, ma com'è Immagino possibile? perché Devo quando fare arrivi vai qualcosa. al punto. Questo, comunque in Italia abbiamo ancora molto da imparare, credo, proprio da questa, anche quello che ricordava prima Luisella, cioè questa dimensione etica, no? Pensare sempre ai cittadini, pensare al bene comune, pianificare pensando in quest'ottica. Invece purtroppo in Italia ci si muove per altri interessi, è vergognoso, è vero. Io era la prima cosa che insegnavo ai miei studenti, oggetto dell'urbanistica è l'uomo. Certo. Oggetto e soggetto. Bene, allora direi che se non ci sono altre richieste, altri contributi, altri interventi, ringraziamo Io non tantissimo. vi vedo, vi ho perso forse, ma io un'ultimissima mia curiosità che riguarda Bagnoli. Io ho insegnato per tanti anni a Napoli e devo dire che ogni volta che guardavo Bagnoli era una ferita aperta. Ora, secondo lei si sta facendo a Bagnoli abbastanza? Perché io devo dire poi l'ho seguita poco, so che sono state fatte iniziative, ma mi auguro proprio nel segno della direzione che lei ha illustrato, oppure no? Può dire No, qualcosa? guardi, se vuole, se abbiamo un'occasione di incontro, Sì. porto con me una ricerca, che ho fatto fare una ricerca alta così su Bagnoli. Abbiamo raccolto tutta la storia, e con la Melillo, con la Luciana, Sì, ti la ricordi? Luciana, Che perdonami. eravamo andate a parlare, tu mi avevi messo in contatto con Pecoraro, avevamo fatto Esatto, un'intervista. sì. Non era stata fatta nemmeno la valutazione di impatto ambientale. Abbiamo fatto ricerche ed era un luogo meraviglioso perché il nome Bagnoli deriva dal fatto che erano il luogo dei bagni di Napoli, eh? Cioè era un luogo. Adesso c'è un progetto, ho visto che è stato fatto un progetto anche abbastanza interessante, però non so se si è fermato, era stato fatto un concorso, c'era un progetto vincitore, però non so. Non so i risultati. Io so che Ma c'era un sono cose comitato, sporadiche, c'era manca una il specie di lavoro. comitato scientifico per proprio la riqualificazione di Bagnoli, dove c'era dentro anche Grazia Francescato. Però poi non ne ho più. Dopo, cioè, ho visto la tesi, cioè la ragazza che ha fatto voi che avete fatto questo approfondimento, però poi non ho più visto niente. Sono stata accompagnata dal professore, un professore di ingegneria che era il direttore del Dipartimento di Ingegneria recentemente, cioè un anno e mezzo fa, quando sono andata a presentare il libro a Napoli, e lui mi ha fatto vedere, però mi sembra che la condizione sia ancora, cioè non ci sia un percorso, diciamo, attuato anche. Noi arriviamo sempre lì, arriviamo ai progetti e poi ci fermiamo ai Si progetti. utilizzano. Sì, e poi buttiamo via i soldi. Esatto, Invece qui i soldi li portano a casa. Questo è l'altro ragionamento che facevi, molto interessante, perché comunque non c'è solo un investimento in perdita, ma c'è sempre anche la capacità di attrarre delle risorse anche da privati per poter proseguire nella manutenzione, nella gestione. E questo è un aspetto che è molto interessante. Eh sì. Bene. Allora ci lasciamo. Bene, cosa dite? Grazie. Grazie a voi. Grazie. Ancora grazie, grazie. Grazie mille, molto interessante, grazie. Da Speriamo. Grazie a davvero, voi, davvero. davvero. Buonasera. E Ciao a tutti, bene. buona serata. Alla prossima, grazie. Allora, Alla buona prossima. serata a tutti e grazie Anche ancora a te. per